Ilaria Rodella, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie intanto. Benvenuta, benvenuta qui nel Posto grazie. Delle Parole per raccontarci questa altra attenzione su Mantova che noi recentemente abbiamo raccontato diverse volte. Mantova, capitale della cultura, ed è una capitale di grande attenzione perché Ilaria Rodella fa parte di un progetto Mantova Play, ma non solo, perché pone di nuovo questa città dal punto di vista non solo della letteratura, non solo della cultura, veramente in un elemento di grande attenzione. E qual è il progetto su cui lei, Ilaria Rodella, pone il suo sforzo creativo, la sua cultura e tutta quanta, la sua possibilità per realizzare un'attenzione sempre più forte alla cultura? E Mantova Playground nasce con l'intento di coinvolgere nel mondo della cultura, utilizzando appunto uno strumento, trovando per trovare un linguaggio adatto, i bambini e con loro le loro famiglie. E quindi Mantova si trasforma in un grande parco giochi dove tutto si trasforma in uno strumento per coinvolgere i bambini nel mondo della loro città, farla conoscere, far scoprire loro dei punti di vista inediti e sempre curiosi e aprire spazi chiusi, aperti a loro, con una speciale attenzione appunto a loro e a tutto quello che può coinvolgerli sempre di più nella loro città per trasformarli sempre di più in cittadini consapevoli di quello che è il patrimonio storico, artistico e non solo della loro città. Ilaria Rodella, lei poco fa diceva l'aspetto inedito della città, ma cosa ci può essere oggi, vivendo in una città, un aspetto inedito? Oggi che sembra che sappiamo tutto e invece l'inedito rappresenta veramente una miniera enorme da riscoprire. Assolutamente, ad esempio Mantova è una città piccola, da mantovani crediamo di conoscerne ogni dettaglio, ogni vicolo, ogni piccola cosa, ogni piccola piazza, e in realtà poi scopriamo che invece ci sono tante cose che ancora non conosciamo, e allora nascono così delle mappe che vogliono invitare i bambini con loro, anche i loro genitori, a scoprire Mantova da punti di vista diversi e inaspettati. E così nasce il Bestiario Fantastico ad opera di Marcello Fois, piuttosto che I Tombini di Mantova scritta da Davide Longo, o ancora un'altra mappa sugli archi di Mantova scritta da Chiara Valerio, un'altra ancora sulle porte scritta da Chiara Carminati con le foto di Massimiliano Tappari. Quindi tanti autori che anche loro danno il loro contributo per far sì che addirittura da non mantovani, i mantovani e i bambini soprattutto possano vedere delle storie e delle narrazioni che fino ad allora erano sconosciute. E quindi questo è una delle parti del progetto di Mantova, queste mappe che vengono distribuite in maniera abbastanza cadenzata. Adesso sono uscite peraltro le ultime quattro guide sulle torri, sulle statue, sugli alberi e sulle forme geometriche, sono uscite appunto adesso e vengono distribuite nei musei piuttosto che in altri punti importanti, proprio per nelle scuole, altro luogo importantissimo, proprio per invitare i bambini a non soffermare lo sguardo su quello che già conoscono, oppure a non lasciarsi in qualche modo traviare dallo sguardo abituato a vedere quello che ti circonda, ma ad avere sempre uno sguardo attento, curioso, per scoprire quello che dicevamo prima dell'inedito. Ecco, sono parole importanti, perché l'attività e l'attivazione della curiosità, curiositas antica, rimane sempre una delle tracce più importanti. Questo è un progetto che dura parecchio nel tempo, Ilaria Rodella. Sì, dovrebbe essere un progetto triennale. Noi adesso abbiamo cominciato
con 5 giornate, ognuna delle quali vorrà riflettere con i bambini su un tema diverso, però anche in quel caso facendolo sempre in maniera interessante. Ad esempio abbiamo cominciato col concetto di suono, però per parlare di suono abbiamo chiamato un grafico che ha imbastito per i bambini all'interno del comune di Mantova, del quartiere del comune di Mantova, e lo sottolineo perché è un luogo solitamente chiuso ai bambini, e noi l'abbiamo riaperto, abbiamo cercato appunto che i bambini se ne riappropriassero con questa attività, e Lorenzo Bravi, appunto il grafico che è venuto a parlare di suono, ha creato insieme ai bambini un concerto psicoestetico dove i suoni prendevano forma e colori, accompagnato da questo artista, questo musicista sperimentale, Enrico Malatesta, che i suoni invece li faceva sentire. Poi è proseguita l'attività con un'altra giornata importante che si collegava alle altre attività della città, quindi l'idea è anche quella di percepire quello che è la direzione in cui va la città, e a ottobre c'è stato appunto questo festival che parlava, il cui tema era lo spazio, la rigenerazione urbana, e quindi anche noi con i bambini, insieme a un collettivo di architetti, i Parasite 2.0, abbiamo in qualche modo occupato il tempio di San Sebastiano dell'Alberti e abbiamo costruito una grande isola deserta. Quindi c'era questo paradosso, questo scontro tra la regola dell'architettura rappresentata da Leon Battista Alberti e il genio sregolato dei bambini. L'ultima giornata che si è conclusa, ma di cui ancora oggi si possono vedere alcuni risultati, è la giornata dedicata alle emozioni e alle metafore, dove abbiamo utilizzato la figura di Santa Lucia proprio come spunto per invitare i bambini a parlare delle loro emozioni. E quindi anche in questo caso abbiamo avuto due weekend fa Olimpia Zagnoli, questa illustratrice molto importante, che è venuta a rompere un po' anche lo stereotipo legato alla figura di Santa Lucia, e una serie di laboratori che si sono poi conclusi nell'allestimento di questa mostra all'interno della Torre di Sant'Alò, una torre che solitamente chiusa al pubblico, e noi grazie ai bambini l'abbiamo riaperta. Quindi uno spazio chiuso, uno spazio che la città non aveva modo di vedere, che proprio grazie ai bambini si è riaperta con questa mostra, allestimento importante, che oggi, domani, giovedì e venerdì prossimo è visitabile. È visitabile, quindi, sicuramente tutti... rappresenta un momento di grande attenzione che noi racconteremo ancora per tutti quanti, perché una città è da vivere, e in questo tempo di fine anno anche la città di Mantova può rappresentare un momento di attenzione turistica, e che è sempre peraltro un momento di attenzione turistica, cominciare dal Palazzo Te, tanto per citare una delle attenzioni più grandi. Intanto noi ringraziamo Ilaria Rodella per il tempo che ci ha dedicato, e a risentirci per le prossime iniziative da raccontare. Senz'altro, grazie mille a voi, buona giornata. Buongiorno. Grazie.